Buongiorno, sono la dottoressa Bianca Maria Mancini, sono una biologa e mi occupo da più di 13 anni di tricologia e di trattamenti tricologici all'Istituto Elvetico Sanders. Cosa offrono i nostri trattamenti? Ecco, più di tante parole vorrei far parlare i risultati stessi, i risultati di chi fa il trattamento e in particolare oggi i risultati raggiunti mediante l'uso combinato dei trattamenti dermocorrettivi UD Complex e RO Complex secondo il metodo Sanders. La casistica analizzata è costituita da persone con problematiche di tipo tricologico. Viene analizzata secondo dei precisi parametri. L'esame obiettivo e il 200 per in microcamera ci danno informazioni sullo stato del cuoio capelluto. Il pull test fa parte degli esami semeiologici, si esegue come tirando dolcemente una ciocca di capelli e valutando la resistenza alla trazione. In particolare in questo studio il pull test si svolge sulla ricrescita, quindi la sua poca reazione ci darà un risultato di instabilità della situazione capillare, mentre la forte reazione è una situazione di stabilità. Un altro parametro importante da valutare è l'ispessimento del fusto, quindi mediante microcamera 50x si effettua la misurazione dello spessore confrontando la stessa zona nel tempo. Concludiamo con il risultato riferito da chi fa il trattamento. Questa è una valutazione della percezione del miglioramento proprio in termini concreti estetici. Il campione analizzato è costituito da 67 persone, di cui 37 uomini e 30 donne. Voglio subito elencarvi i risultati sul cuoio capelluto perché sono eccezionali. Il 95% del campione mostra una piena risoluzione. Considerate che il 72% di questo campione mostrava forte seborrea. Invece, come si può osservare da queste immagini sorprendenti, il cuoio capelluto viene completamente ripristinato, questo anche nei casi di desquamazione o sintomatologia pruriginosa. Anche le tempistiche sono sorprendenti, in meno di 2 mesi assistiamo alla piena normalizzazione. Per quello che riguarda il pull test, il 93% del campione mostra una negativizzazione, questo vuol dire che una ricrescita prima fragile che si sottraeva a un semplice tocco dalla capigliatura totale, oggi rimane lì a crescere, salda il giusto tempo sul cuoio capelluto. Anche qui le tempistiche sono formidabili perché tutto questo avviene nell'arco di 2 mesi. L'84% del campione risponde con un ispessimento del fusto capillare. Questo è un risultato importantissimo. L'importanza di questo risultato si vede da queste immagini. Osserviamo come un capello prima assottigliato, quasi invisibile ad occhio nudo, oggi contribuisce alla copertura, al volume, quindi a parità di capelli c'è un risultato estetico notevolmente diverso. Questo ispessimento lo raggiungiamo in 3 mesi di trattamento, che corrisponde al tempo biologico del follicolo proprio per avere un prodotto più forte, quindi comunque tempistiche brevi. Nel rispetto della nostra mission e degli obiettivi prefissati, tali formulazioni esclusive trovano piena applicazione nel trattamento specifico delle principali problematiche tricologiche, in particolare la normalizzazione del cuoio capelluto, contrastare la miniaturizzazione e quindi intervenire nel setto intrafollicolare e nel mantenere e irrobustire tutte le ricrescite presenti.